amici di Profumi, amici di Fabrizio, benvenuti o bentornati su Profumizio. Anche se è passata la festa della donna, mi sento ancora in clima primaverile, in clima di mimosa, quindi vi parlo ancora dei miei profumi alla mimosa. La leggenda della mimosa che viene dalla Tasmania è una leggenda molto bella. La regina Azar, questa donna con i capelli biondi, boccolosi, simili poi al fiore della mimosa, appunto era una donna molto bella, con questa pelle color miele, con questa voce soave che sembrava una musica, però era una donna molto timida. Infatti quando il marito si ammalò, fu tenuta lontana dalle sorelle del marito, dalla suocera, appunto dal marito malato. Il marito poi, quando si risvegliò insomma da questa lunga malattia, si sentì insomma offeso perché la donna non era stata accanto a lui, però appunto la donna, diciamo, era così molto dolce, molto timida, molto riservata, e si era piegata insomma al volere delle sorelle, della suocera, e quindi era rimasta in disparte. Questo principe, che si chiamava Asan, la ripudia, però le dà la possibilità di risposarsi. Questa Azar trova un nuovo marito, un altro principe, che appunto decide di risposarla. Questa donna, appunto, che era così timida, così delicata, così riservata, chiede a questo nuovo marito un enorme mantello per potersi appunto nascondere nel momento in cui avrebbe lasciato il suo paese, e soprattutto i suoi figli, per non farsi vedere che piangeva, per non far vedere la tristezza. Si sentiva un pochettino anche come in errore, insomma, si vergognava molto di questa situazione, e quindi chiese questo bellissimo mantello. Andando via appunto da questa isola bellissima, la regina però volle fermarsi a salutare i propri figli, ma il marito comunque, quando vide insomma la commozione di questi bambini che la imploravano di rimanere, la cacciò via insomma in malo modo. Lei era prostrata appunto da questo dolore, dal pianto, e si accasciò a terra, morì ricoperta da questo velo. Il principe appunto, che doveva sposarla, che comunque era molto innamorato di questa donna, volle andare a riprendere il cadavere, ma quando sollevò questo velo trovò questo arbusto molto tenace attaccato alla terra, che appunto quasi non voleva lasciare la terra ai suoi figli, quindi un arbusto molto molto forte, che era impossibile da strappare. Poi da questo arbusto sarebbero nati questi bellissimi fiori dorati, gialli, come la chioma della principessa. Quindi questa leggenda, che è appunto antichissima, rispecchia benissimo il carattere della mimosa, quindi un fiore, questo arbusto molto molto resistente, con questi fiori però molto delicati, con questo profumo buonissimo, inebriante. Soprattutto il profumo della mimosa, secondo me, è buono quando sono ancora attaccati a questo cespuglio, e poi appunto sono dei fiori molto soffici, molto teneri, veramente meravigliosi, simbolo di delicatezza, di luminosità. Poi la mimosa è molto apprezzata dalle giraffe, che si nutrono appunto
delle mimose in fiore con molto piacere. E nel linguaggio dei fiori la mimosa significa ti amo e nessuno lo sa, quindi un amore segreto. La mimosa è un fiore che mi piace, la nota di mimosa mi piace molto nei profumi perché mi piace appunto l'odore anche delle mimose. Vi ho presentato l'8 marzo alcuni profumi alla mimosa, oggi ve ne presento altri che fanno parte della mia collezione, che esaltano insomma questo meraviglioso fiore che dà inizio poi a tutte le fioriture che caratterizzano questa bellissima stagione dell'anno. Allora, partiamo con un profumo che non ho qui ma che vi ho fatto vedere già altre volte e che amo molto, che è Green Tea Mimosa di Elizabeth Arden. Vi metterò naturalmente l'immagine. È un profumo del 2016, un'ennesima insomma declinazione del famoso Green Tea di Elizabeth Arden. Le note di testa sono tè verde ed agrumi, la nota di cuore è mimosa, le note di base sono eliotropio e semi di ambretta. È un profumo appunto che riesce insomma a ricordare le caratteristiche del profumo al tè verde, quindi un tè verde agrumato, però la mimosa si sente molto, è una grande protagonista di questo profumo. È un profumo piacevole da utilizzare in primavera, in estate, ma che trovo adatto tutto l'anno, perché comunque secondo me la mimosa conferisce anche questa caratteristica di essere pulita, talcata, leggermente polverosa, ma un polveroso secondo me piacevole, ecco, che non sa di stantio. Quindi il Green Tea di Elizabeth Arden nella versione mimosa è un profumo veramente ottimo. La confezione poi è molto bella, gialla, il giallo appunto mi piace molto, e quindi è un profumo che senz'altro ho nel cuore. Poi un altro profumo alla mimosa di cui voglio parlarvi è Mimosa di Monotem, di questo marchio Made in Italy, che appunto fa vari profumi. Le boccette sono sempre queste, molto belle, le scatole molto curate, e questo profumo è del 2017, ha come note di testa nettarina, bergamotto, foglie di violetta e basta. Nel cuore mimosa e nel fondo sandalo, cedro e muschio. Questo è un profumo molto molto dolce, si sente tantissimo la pesca, si sente la violetta e poi anche la mimosa, che a dispetto del nome secondo me non è molto protagonista, però si sente. Poi il fondo è molto morbido, muschiato con il legno di sandalo e il legno di cedro. È un profumo davvero piacevole. Questi profumi di Monotem sono sempre anche molto originali, perché altri profumi del genere veramente non ne ho sentiti. Con la mimosa, questa pesca, un profumo dolce, sì, che secondo me è adatto anche all'estate oltre che alla primavera. Davvero molto buono, ottimo, ve lo consiglio se vi capita. Questi di Monotem poi costano intorno ai 12-13 euro, massimo 15, quindi non sono dei profumi costosi. Poi parliamo di un profumo di Oriflame, Power Dry Mimosa, mimosa polverosa. È un profumo del 2022. Allora, le note di testa, prendo il mio foglietto, sono mandarino, bergamotto e limone. Le note di cuore sono mimosa, filadelfo o fiore dell'angelo, rosa e gelsomino. Le note di base sono eliotropio, vetiver e legno bianco, quindi legno bianco di solito è il legno di cedro. Questo è un profumo, questo trovo molto adatto ancora di più all'estate, perché è molto agrumato, in apertura si sente molto il bergamotto, il mandarino e il limone.
poi ha questo cuore fiorito in cui la mimosa però non domina. Pensavo di più, anche dal nome si chiama mimosa polverosa, e poi ha questo fondo che è molto dolce, molto piacevole, dove si sente molto la nota degli eliotropio, questa nota mandorlata, e poi di legni, sì, ma bianchi, ma molto molto soavi. Quando si asciuga un pochettino talcato, e c'è ancora qualche richiamo alla mimosa. È un profumo molto buono. Pensavo però appunto che sapesse maggiormente di mimosa, visto il nome, però è molto piacevole, dura anche parecchio sulla pelle. È un buon profumo questo marchio Oriflame, fa dei profumi low cost. Questo mi sembra di averlo pagato intorno ai 13 euro, che sono davvero buoni. Purtroppo è un marchio, ecco, che si deve comprare al buio perché non si trova nei negozi, almeno io non l'ho mai visto. Poi un altro profumo della mia collezione alla mimosa è Plumetti di Gallimard. Vi metto l'immagine del flacone. Io avevo comprato a Grasse un piccolo campioncino, comunque dovrebbe essere un 10 ml, che adesso non ho qui con me, è del 2019. Note di testa sono note verdi e cardamomo, note di cuore mimosa, eliotropio e gelsomino, note di base ambra, sandalo, muschio bianco e fava tonka. Un profumo molto verde, perché le note verdi sono quelle che lo caratterizzano, anche un pochettino speziate del cardamomo. Poi si sente molto il cuore di mimosa, gelsomino, l'eliotropio, vabbè, un pochettino sul fondo perché è più delicato rispetto alla mimosa e al gelsomino, e poi ha questo fondo molto pulito, molto talcato, un pochettino polveroso con la fava tonka, il sandalo, il musco bianco e l'ambra. Davvero un ottimo profumo, tra quelli che ho acquistato da Gallimard senz'altro è uno dei miei preferiti, perché comunque è un profumo molto molto classico, non è nulla di innovativo, lo definirei appunto un fiorito bianco, però ha quel qualcosa di moderno, mentre gli altri profumi sono un po' troppo classici, almeno secondo il mio gusto, però di alta fattura, perché comunque sono degli ottimi profumi e comunque non sono nemmeno costosi, perché sono profumi che comunque diciamo la linea base di Gallimard si aggira intorno ai 50-60 euro per 100 ml, quindi davvero insomma un ottimo prezzo per la qualità. Poi un altro profumo di cui voglio parlarvi e che ho sentito diciamo in campioncino, però mi piacerebbe comprarlo, è Aria di Capri di Cartusia, un profumo del 2003 di questo marchio appunto, che viene venduto a Capri ma poi in tutta Italia. Questo si trova in alcune profumerie. Le note di testa sono limone, bergamotto e petit grain. Le note di cuore sono mimosa, gelsomino, rosa e geranio. Le note di base sono foglia d'alloro, muschio e legno di cedro. Quindi un profumo super super mediterraneo, che sa di macchia mediterranea, ha un'apertura molto fresca con gli agrumi, questo cuore fiorito e poi questo fondo che è molto verde, con la foglia d'alloro, il muschio e legno di cedro. Sa proprio di macchia mediterranea, il nome è perfetto, Aria di Capri, davvero molto buono, e questi profumi appunto di Cartusia, che appunto questo marchio che è nato a Capri, sono tutti davvero ottimi. E se vi capita di trovarli, non solo andando magari in vacanza in zona, ma magari in qualche profumeria, in qualche rivendita, sentiteli, perché senz'altro valgono la pena, sono davvero buoni. Passiamo agli ultimi profumi. Questa è una chicca, uno dei miei profumi preferiti, che è Mare, Limone e Mimosa.
Forse l'acqua profumata ve l'avevo già fatta vedere in qualche video passato. Poi però ho trovato anche l'olio profumato, l'ho comprato su internet. Questi sono low cost, perché l'olio costa intorno ai 5 euro, l'acqua intorno ai 10. Questa l'avevo comprata in erboristeria, però non avevano l'olio. L'olio che è il vero e proprio profumo, perché quella appunto è un'acqua profumata. Davvero ottimo. Il nome diciamo dice tutto, si sente benissimo appunto la nota di limone, di mimosa, la mimosa si sente tantissimo, e poi anche queste note salate. È un profumo, l'anno scorso ho utilizzato molto l'acqua per il corpo durante l'estate, però quest'anno che ho l'olio voglio utilizzare anche l'olio come base. È un profumo perfetto, estivo, fresco, ti fa stare bene, ti fa sentire fresco, pulito, rimanda un po' alle atmosfere salate del mare ed è davvero buono. Poi l'olio è davvero molto concentrato, quindi ne bastano poche gocce e si sente moltissimo, si fa sentire. L'acqua in particolare è un'acqua che è senza alcol, quindi è veramente molto delicata. Uno spray che nutre e tonifica la pelle, si può utilizzare anche dopo la depilazione, quindi anche rinfresca e idrata. Anche l'acqua è davvero davvero buona. Senz'altro, appunto, poi adesso avendo comprato anche l'olio, il profumo in olio, questa è molto più delicata, però è un'acqua che mi piace molto, l'ho utilizzato molto, comunque si fa sentire. Poi soprattutto io l'ho utilizzata come rinfrescante, infatti non vedo l'ora poi adesso di usarla quando farà un pochettino più caldo insieme all'olio. Questa per le serate al mare è favolosa, oppure per le giornate, magari ecco, non direttamente in spiaggia, perché i profumi anche in olio non vanno utilizzati al sole, perché comunque possono macchiare la pelle, quindi non è l'ideale. Però quando magari si esce dalla doccia, si è in clima di vacanza, in estate, questo mare limone e mimosa è veramente fantastico. Ah, il marchio, forse non ve l'ho detto, è Fremond, che è famoso appunto soprattutto per gli oli profumati che si trovano da Tigotà. Ecco, mi sembra che Fremond sia un'esclusiva Tigotà, non si trova in altri store. Poi voglio farvi vedere un altro profumo che sa di primavera. Questo profumo mi è stato regalato da Mauro del canale Mauro e Profumi. Quando ci siamo trovati mi ha portato dei pensierini, anch'io gli avevo portato alcuni campioncini dei miei profumi e un profumo di Tesori d'Oriente che non riuscivo a trovare, Africa, e anche lui mi ha regalato delle creme per il corpo. Tra l'altro sono stato molto felice perché appunto in quel periodo stavo acquistando creme per il corpo che comunque appunto utilizzo dopo la doccia, dopo il bagno, e poi mi ha regalato anche alcuni profumini, tra cui questo che è Pink di Sofia Balestra, un profumo super super primaverile ma anche estivo, molto dolce, che è molto nelle mie corde, perché si apre con limone, arancia e bergamotto, nel cuore aninfea, fresia e lampone, sul fondo muschio, vaniglia, caramello e amiris. L'amiris è un cespuglio da cui si ricava un olio come profumo, assomiglia al sandalo. Ho fatto un po' di ricerca e non l'avevo mai sentito. Davvero buono, perché ha questa idea anche un pochettino di caramello bruciato, di frutta caramellata. Davvero buono, non vedo l'ora anche questo di utilizzarlo in estate, però anche adesso che siamo a marzo penso che sia
la stagione ideale. Ringrazio Mauro perché è veramente un profumo nelle mie corde. È un profumo appunto che l'ho voluto associare a questi alla mimosa perché secondo me è sulla stessa lunghezza d'onda. Un profumo appunto molto dolce, molto avvolgente, molto piacevole, molto primaverile. Poi bellissima la confezione con queste farfalle rosa. Le farfalle sono un po' il simbolo di Mauro e devo dire che mi ha fatto davvero piacere. Poi un profumo che mi piace molto. Sto sentendo adesso questa nota di caramello, è veramente spaziale. Grazie Mauro, sei stato veramente molto molto gentile. Questo quindi è Pink Mimosa di Sofia Balestra. Ecco, non mi sono molto informato sul... Penso che si trovi nei negozi. Io, dire il vero, non l'ho mai visto. Però poi probabilmente cercando su internet si trova. Non so se lui l'ha trovato in qualche rivendita fisica o l'ho comprato online. Comunque... un gran profumo che mi piace molto, grazie ancora. Bene, mi sembra di avervi parlato di tutti i miei profumi alla mimosa. Ancora auguri a tutte le donne, anche se la festa è passata, come ho già detto appunto, sarà banale dirlo, ma tutti i giorni deve essere la festa, non solo delle donne, ma di tutti gli esseri umani. Poi viva la primavera, viva questo periodo bellissimo di fioritura, di giornate lunghe, di giornate assolate, di gite. È un periodo molto bello dell'anno in cui senz'altro stiamo tutti un pochettino meglio, che ci scalda il cuore, anche se l'inverno a me piace molto. Però insomma la primavera è anche il mio periodo, io sono nato a marzo e quindi è un periodo che mi piace. Basta, non mi dilungo oltre, seguitemi ancora su Profumizio, qui su YouTube e su Instagram Profumizio Fabrizio. Un bacio, ciao ciao con la manina e viva la primavera e viva le donne! Ciao!